Ciao a tutti amici di HD Blog, state per vedere una mia giornata tipo estiva in compagnia dell'Apple Watch. Seguitemi! Buongiorno mio caro Apple Watch, ti aspetta una giornata intensa. Prima prova, impermeabilità. Mi metto un po' a scrivere al PC prima di uscire, però troppo silenzio. Mettiamo un po' di musica. Proviamo una canzone, questa no. Questa può andare. Mi serve assolutamente un po' di caffeina. La parte della giornata che preferisco. Guardo un po', ecco le prime notifiche. WhatsApp, peccato che non si possa ancora rispondere. E dai, ancora. Ci penserò dopo. Mi tocca portare Chanel a tosare. Toilettatura cani. Ci vediamo dopo, Chanel. Altre notifiche. Facebook. Neanche qui posso rispondere. Vediamo un po'. Dolci, dolci. Grande Nicolò, finalmente qualcuno a cui posso rispondere direttamente dall'orologio, con Skype. Un po' di shopping, faccio la foto utilizzando come mirino l'orologio. È tardi, mi aspettano per l'aperitivo. Comunque schermo ben visibile anche sotto il sole. Bene. Pausa pranzo al mare. Tempo permettendo. Tu rimani qui, non puoi venire. Io invece mi tuffo subito. Un po' di relax. Guardo le foto di ieri, Instagram, non proprio un fulmine. Pronto? Che figata poter rispondere direttamente dall'orologio, molto alla James Bond, però la mia voce non è proprio il massimo. Mi dirigo in palestra, via! Sono cotta, mi alleno da 79 minuti e ho consumato ben 396 calorie. Non male. Si esce. Cambio la watch face adatta alla mia mise. Perfetto. Sono pronta. Eccomi. Si cena con il mio piatto preferito. Questa è la mia amica ritardataria. Rispondiamole. Così come stiamo. Vediamo le emoticon. Anche io. Che carine. Le rispondo con un bel ok, ti stiamo aspettando. Serata finita, tutti a casa. Si è conclusa questa giornata. Buonanotte Chanel e buonanotte anche a te Apple Watch. Fissami la sveglia e per oggi il tuo lavoro è terminato. Sei un buon compagno di viaggio. A volte poco intuitivo e un po' troppo complicato. Sogni d'oro Apple Watch. Parliamo innanzitutto di estetica, perché è il primo wearable che riesco ad indossare, nonostante io indossi il modello da 42 mm con cassa in alluminio e cinturino verde, come potete vedere. La cosa buona è che i cinturini si possono cambiare e che comunque anche la cassa da 42 mm non è grande per il mio polso, che è abbastanza piccolo. Difetto, queste iconcine, questa home molto poco comoda, perché va bene centrare l'icona quando si è fermi, ma in movimento vi assicuro che è un po' difficile centrarle a primo colpo, anche e soprattutto se andiamo ad aggiungere applicazioni all'orologio, diventa veramente un po' complicato. Da sportiva ho anche apprezzato le applicazioni dedicate al lato fitness, ad esempio questa che configura il tipo di allenamento. Ovviamente io facendo zumba e super jump ho scelto altro, mi ha monitorato perfettamente le calorie, il battito cardiaco, il tempo di attività ed è possibile anche fissare degli obiettivi. Applicazioni che funzionano bene: Skype, perché è possibile rispondere direttamente al messaggio dall'orologio, sia con un emoticon oppure un messaggio preimpostato o dettando il testo attraverso il microfono. Tutto ok, grazie.
Molto ben fatta anche l'applicazione dedicata alla messaggistica, perché è possibile rispondere direttamente dall'orologio al testo, è possibile anche inviare la posizione. Funziona molto bene l'applicazione relativa alle mappe, la possibilità di poter impostare la sveglia direttamente dall'orologio utilizzando Siri, che ho trovato molto funzionale e molto piacevole, soprattutto il fatto di non sentire la sua voce. Siri, fissami un appuntamento alle 18. Passiamo ai lati, per così dire, negativi, perché se la chiamata è una conquista su un wearable ed è praticissimo il comodo pulsante con la corona per i contatti più frequenti, l'audio in viva voce è veramente molto basso, per cui in assenza di rumori ambientali sicuramente potrete parlare in santa pace, ma in macchina o quando ci sono rumori di sottofondo sarà difficile riuscire ad avere una conversazione con il vostro interlocutore. Vi faccio appunto un esempio di chiamata per farvi rendere conto come effettivamente il viva voce sia molto basso. Proviamo quindi a fare una chiamata ad un amico che tra l'altro oggi compie anche gli anni. Facciamogli gli auguri in diretta. Tanti auguri innanzitutto. Vabbè, prima che tu mi dica qualcos'altro in dialetto o di sconveniente, ti volevo avvisare che sei live su HD Blog. Ah, figurati, ciao amici di HD. Va bene, comunque grazie, si sente malissimo. Ok. Ciao ciao, vi parlo di quelli che sono stati per me i più grandi difetti durante l'utilizzo dell'Apple Watch in questi giorni. Parlo ovviamente di due grandi assenti, WhatsApp e Facebook, perché al momento è solo possibile rispondere tramite telefono ai messaggi che arrivano sull'orologio. Sull'orologio sarà possibile solo ignorarli e quindi non sarà possibile rispondere. Questo porta due grandi fastidi. Il primo è che non potrete staccare, quindi quando deciderete di staccare vi continuerà ad arrivare continuamente notifiche a cui peraltro non potrete rispondere, quindi con relativa insistenza da parte dell'interlocutore. Al momento quindi ho preferito sopperire a questa mancanza da parte di WhatsApp utilizzando due applicazioni alternative, anche se non sono, ahimè, molto usate come WhatsApp. La prima è Skype, vi ho fatto vedere quindi come è possibile direttamente rispondere dall'orologio, e l'altra è Telegram, vedete una conversazione interamente avviata con le varie risposte direttamente dall'orologio, quindi anche qui sarà possibile rispondere con un testo già preimpostato, con le varie faccine, oppure dettando il contenuto del messaggio. Molto ben fatta è anche l'applicazione di Shazam, ad esempio in macchina volete sapere il titolo di una canzone che state ascoltando, basterà andare ad aprire l'applicazione sull'orologio e andare a ascoltare. Vi fa anche vedere il testo al ritmo di musica in modo da poter cantare a tempo come un vero e proprio karaoke. Rieccoci, siamo arrivati alle conclusioni, avete visto una giornata, una mia giornata tipo in compagnia dell'Apple Watch, vi ho elencato quelli che per me dal mio punto di vista, se vogliamo un po' più femminile, sono i pregi e i difetti di questo dispositivo, ovviamente le vostre valutazioni saranno differenti, così come anche le vostre conclusioni in base alla vostra esperienza e alle vostre esigenze. Io vi saluto, grazie per l'attenzione, per HD Blog Francesca Lacorte, ciao! Eccoci, appena avete visto... Rieccoci, siamo alle conclusioni, vi ho dato questo c***o. Saranno differenti in base alle vostre esigenze e alle vostre... e la vo... No!